Se prendo la gomma della moto e faccio questo, la gomma si rompe oppure no? Se la moto resta per 6 mesi così appoggiata sulla gomma, la gomma si rovina oppure no? Inoltre, se questa gomma fosse del 2015, sarebbe ancora buona oppure è scaduta ed è da buttare? Queste sono solo alcune delle cose che vedremo nel video di oggi, in cui parleremo per l'appunto di gomme. Dato che siamo in inverno e le moto sono tendenzialmente ferme in garage, è giusto sapere non solo come conservare le moto, ma anche come conservare le gomme. E in questo video parleremo sia di gomme stradali, sia di gomme racing, sia di gomme da off-road. Qui con me ho a disposizione 3 tipi di gomme che mi sono state gentilmente fornite da Metzler, la quale mi ha dato anche tutte le informazioni di questo video. Abbiamo un treno di gomme stradali Metzler M9RR, che sono quelle che avevo provato in Spagna a Ronda all'inizio del 2020. Un treno di gomme slick da competizione Metzler K1, K2 e un treno di gomme slick da amatori Metzler TD, che sono una bomba atomica, una novità assoluta che tra poco vi spiegherò. Ora, perché ho a disposizione questi 3 treni? Perché le cose che andremo a dire in questo video dipendono dalle gomme che stiamo usando. Per quanto riguarda le gomme da off-road, invece, diciamo che tutto quello che vi dirò per la gomma stradale vale anche per la gomma off-road. Il primo argomento di cui parleremo è come conservare le gomme. Se le gomme sono tolte dal cerchio, la cosa importante è tenerle al riparo dagli agenti atmosferici, come sole, neve, tempeste di sabbia. Non è importante coprirle, non è importante tenerle al caldo, basta tenerle al riparo dagli agenti atmosferici. Conservarla appoggiata in orizzontale o in verticale è indifferente, ma bisogna però tenere a mente una cosa importante. Se le teniamo in verticale, tutto ok. Ma se le teniamo così in orizzontale, dobbiamo considerare una cosa. Finché sono 2, 3, 4 gomme impilate, tutto a posto. Ma se noi impiliamo 10 gomme posteriori, e ogni gomma posteriore pesa 6 kg, significa che la gomma che sta più in basso ha 54 kg di peso su se stessa. Quindi si deforma. Ora, se la gomma si deforma, in realtà non succedono cose gravi, perché una volta che la metti sul cerchio, la gonfi, ci metti la termocoperta e la scaldi, lei ritorna a posto. Diciamo che sconsigliano di tenere tante gomme impilate una sopra l'altra per lunghi periodi di tempo. Intendo dire che se le tieni lì per 6 mesi, un anno, sconsigliano di farlo. Ora, diciamo che nel momento in cui un treno di gomme costa 300-400 euro e la gomma è quello che determina se la tua moto da 15, 20, 30, 50, 100, 150 mila euro starà in piedi, io personalmente farei di tutto per tenere bene quella gomma. E tutto questo vale per tutte le tipologie di gomme. Se invece le gomme sono montate sulla moto e la moto la teniamo ferma in garage, la moto può stare appoggiata sulle gomme se le gomme sono gonfiate alla loro pressione corretta e se le teniamo così per il periodo invernale, quindi qualche mese. Se la lasciamo così invece per 3 anni, di sicuro non le fa bene. Diciamo che su questo le gomme stradali e le gomme off-road soffrono meno di quelle racing, in quanto le gomme racing per questo tipo di cose tendono a essere un po' più delicate. Diciamo che, considerando quanto costa la nostra moto e quanto ci teniamo, se compriamo un set di cavalletti anche economici da pochi euro giusto per tenerla lì durante il periodo infernale, tanto di guadagnato. Sempre per il concetto che meglio teniamo le cose, meglio è. Il secondo argomento di cui vi parlerò, che forse per certi aspetti è quello più importante in quanto alcune cose tanti non le sanno, riguarda il come maneggiare le gomme. Se io faccio questo, ci sono delle situazioni in cui la gomma si può rompere. E parlo di qualunque gomma, di qualunque marca. Ora vi spiego. Quando la gomma scende sotto una certa temperatura, avviene la cosiddetta transizione vetrosa. Ovvero alcune sostanze chimiche che compongono la gomma cristallizzano, come l'acqua che diventa ghiaccio. Diventano dure. E quindi questo che cosa comporta? Che se la gomma è molto fredda e prende un colpo, si può spaccare, letteralmente. Si possono formare delle crepe. Questo fenomeno si chiama cold cracking. Ora, per le gomme stradali e off-road, questa temperatura di transizione vetrosa è molto bassa, quindi tendenzialmente non ci preoccupa. Anche perché se la gomma stradale a 0 gradi si spaccasse e a noi ci capita di usare la moto a 0 gradi, sarebbe un problema. Quindi per questo le gomme stradali sono studiate per sopportare questo tipo di sollecitazioni a freddo. Per le gomme racing in mescola, invece, questa temperatura di transizione vetrosa è più alta, si aggira intorno agli 0 gradi. E questo vale sia per le gomme racing sia per le Metzler TD. Ma questo perché accade? Perché queste gomme non sono studiate per essere usate fredde, ma sono studiate per essere usate calde. Per esempio con le gomme racing, anche d'inverno, tu esci dai box con le termocoperte che ti hanno portato la gomma a 90-100 gradi. E se la gomma scende sotto una certa temperatura, anche solo di 40-50 gradi, la gomma non tiene più, perché è studiata per lavorare ad alte temperature.
E non ti capita mai di uscire con la moto da corsa d'inverno dal garage per andare a fare la spesa con le slick da corsa a 0 gradi. Quindi questo non è un difetto, è proprio una situazione per la quale la gomma non è stata studiata per funzionare. Quindi questa è una cosa molto importante, se la gomma è fredda intorno agli 0 gradi va maneggiata con molta cura. Non bisogna darle colpi, non bisogna lanciarla, non bisogna sbatterla e soprattutto non va messa e tolta dal cerchio. Se proprio dobbiamo metterla o toglierla dal cerchio, piuttosto mettiamo la termocoperta, la scaldiamo anche a 10-20 gradi per qualche minuto e poi possiamo maneggiarla come vogliamo. O se non avete la termocoperta la tenete in casa per un'oretta che si scalda e poi fate quello che dovete fare. Infatti non so se lo sapete, ma tutte le gomme racing vengono trasportate in dei container riscaldati, la cui temperatura sta intorno ai 10 gradi. Questo per evitare che durante il trasporto, qualora faccia molto freddo, possano prendere dei colpi. Se invece la gomma è calda in quella temperatura sicura, diciamo dai 10 gradi in su, tu puoi anche buttarla per terra, farla rimbalzare, che non succede niente. Come dicevo, questo vale per le gomme in mescola, quindi gomma racing e Metzler TD Slick. Per le gomme stradali off-road invece, easy, nessun problema. Se notiamo che la gomma ha subito delle crepe, quindi ha subito il cold cracking, non rischia di esplodere. Però, se io fossi in voi, quella gomma non la utilizzerei. Ma parliamo ora di come conservare la gomma nuova. E qui sfattiamo tanti luoghi comuni che spesso si leggono sui social, sui forum e da tutte le parti. Vi ripeto che queste informazioni mi sono state fornite ufficialmente da Metzler. Le gomme nuove, ovvero quelle gomme che non sono mai state usate, non perdono di prestazioni. C'è infatti il mito che la gomma scada, cioè una gomma del 2018 mai usata non va più bene. Questo non è vero. Tanti infatti stanno sempre lì a guardare il DOT, che sarebbe la settimana e l'anno in cui è stata prodotta la gomma, e spesso tanti amatori magari snobbano la gomma vecchia di 1, 2, 3 anni. Se la gomma è nuova ed è stata conservata bene, chiaro che se la gomma è nuova e l'abbiamo lasciata per 5 anni fuori al sole non va più bene, dicevo, se la gomma è nuova ed è stata conservata bene non perde prestazione. Metzler garantisce la gomma per 3 anni. Per farvi un esempio, senza fare nomi, nel 2019 un pilota vinse una gara del campionato italiano velocità usando una gomma del 2015, quindi vecchia di 4 anni. Dato che lì il livello penso sia abbastanza alto, questo ci fa capire che la gomma andava bene. Questo vale sia per la gomma stradale, sia per la gomma TD, sia per la gomma racing. E per quanto riguarda la gomma usata, diverso è il discorso per la gomma usata. E qui si vedono bene le differenze tra gomme slick, gomme stradali e gomme racing. Per le gomme stradali o da off-road non cambia nulla. Tu metti in garage la moto a ottobre con le gomme all'80%, la riprendi ad aprile con le gomme all'80%. Anche se la riprendi dopo 1-2 anni, le ritroverai all'80%. Per le gomme racing in mescola, invece, la situazione cambia. La gomma usata, se tu la lasci lì ferma, perde di prestazione anche se sta ferma. Do delle cifre a caso, tu magari hai fatto un track day a ottobre con una Metzler K1 dove ci hai fatto 10 giri, 20 giri e hai messo la moto in garage ferma con le gomme all'80%. Quando tu riprenderai la moto a marzo, anche se è stata ferma immobile, quella gomma avrà perso un po' di prestazione anche dopo pochi mesi, e questo è da tenere in conto. Talvolta inoltre capita che vediamo formarsi sulla gomma degli aloni bluastri, e quelli sono dati dalle sostanze che compongono la mescola della gomma che migrano verso l'esterno. Non sono pericolosi, non significa che la gomma sia da buttare, però sono un chiaro sintomo che la gomma semplicemente è usata, quindi non è nuova, ed è stata ferma per un po' di tempo. Quindi sappiamo di sicuro che la gomma ha perso qualcosa. Diverso invece è il discorso per le Metzler TD. Questo prodotto infatti, presentato quest'anno da Metzler, è una bomba. È una gomma slick che è stata studiata apposta per gli amatori. E le caratteristiche di questa gomma sono: ottima tenuta, è una slick. Attenzione, è una slick, quindi è studiata per andare in pista e divertirsi, non per andare a strada a fare la spesa. Non necessita di termocoperte, va in temperatura molto velocemente, quindi anche a gomma fredda hai un buon grip. Al contrario invece delle Metzler K1 e K0 che vanno sempre usate con le termocoperte. Sempre. Ora chiaramente voi vi direte, ma se la TD la uso a 0 gradi non c'è il cold cracking? A 0 gradi non vai in pista. Partiamo da quel discorso lì. A 0 gradi te in pista non ci vai. Dura tantissimo. Ci puoi fare più giornate in pista avendo sempre la stessa prestazione. Questo è importante perché l'amatore che mette magari la gomma super morbida, super performante e si fa un turno e inizia a capire la moto, al turno successivo la gomma è già decaduta e la moto va diversamente, e questo non va bene per l'amatore. L'amatore deve avere sempre la stessa moto sotto il sedere, se no non impara. Inoltre è reversibile, quindi il posteriore, se si consuma troppo da una parte, lo giri
e hai risolto il problema. E soprattutto non soffre i periodi ferma. Quindi, anche se la gomma è usata, se la mettiamo via a ottobre, che ce l'abbiamo all'80%, e la riprendiamo a marzo, la ritroviamo esattamente come l'abbiamo lasciata. Ovvio che se la lasci lì ferma 2-3 anni, qualcosina perde. Però, se consideriamo la pausa invernale, possiamo dire che non perde prestazioni. Cioè, per chi fa poche uscite e lo fa a livello amatoriale, secondo me non ha senso mettere una K0 o una K1. Per tre motivi. Il primo è che la gomma super morbida a ogni turno che fai perde prestazione. Quindi l'amatore, che non è il pilota, che non è che al primo giro ti spara il tempo, dopo il primo turno che ha preso confidenza, rientra al secondo turno, riprende confidenza, al terzo turno ha la moto che si comporta diversamente perché la gomma si è usurata. Invece questa resta sempre uguale. Due, se la gomma ha troppo grip non è facile da guidare. Lo dimostra il fatto che io, che non sono un pilota professionista, ma non sono neanche l'amatore che ha iniziato oggi, alla gara di Misano, quando ho messo la gomma nuova super morbida, ho fatto lo stesso tempo che avevo fatto con una gomma più dura usata di 60 giri. Quindi la gomma super performante non è detto che vai subito forte. Infine, il terzo motivo è che questa sesta ferma non perde prestazione, quindi per quello che si fa 3-4 uscite all'anno è un bel risparmio. Ora facciamo chiarezza. Che cosa vuol dire gomma usata? Perché per le gomme stradali off-road è chiaro, usata vuol dire usata, l'hai messa e sei andata in giro a girare. Ma per le gomme racing? Cioè, se la gomma l'hai montata sul cerchio, hai messo sulle termocoperte, quindi l'hai scaldata, poi è arrivata la pioggia e non hai girato, quella gomma conta come usata oppure no? Ai fini della conservazione, no. Quella gomma conta come nuova. Se invece l'hai usata anche solo per un giro piano, quella gomma conta come usata. Quindi vale il discorso fatto in precedenza. Una cosa molto importante che Metzler consiglia sempre è che quando abbiamo finito la nostra giornata in pista, quindi rientriamo ai box dopo l'ultimo turno con le gomme calde, consigliano di metterci sopra le termocoperte e lasciarle raffreddare con calma da termocoperta. Naturalmente con la spina staccata, se no resta sempre calda. Questo vale anche per l'esempio di prima, cioè metti la gomma sul cerchio, metti la termocoperta, stai per entrare ma non entri perché piove, la gomma la lasci raffreddare da termocoperta. Se la gomma è sporca di terra non c'è alcun problema nel conservarla. Se invece sulla gomma è finito olio o benzina, il consiglio che danno è quello di buttare quella gomma. Non tanto per lo sporco in sé, quanto per il fatto che olio e benzina potrebbero reagire con le componenti chimiche della gomma e alterarne la prestazione. Siamo sempre lì, la gomma costa poche centinaia di euro, la moto decine di migliaia di euro, fate voi le vostre considerazioni. E ricordatevi sempre che il problema non è solo i danni alla moto, ma anche la salute. Come si gonfia? A volte si sente parlare di azoto, ma per le gomme da moto non si usa. Questo perché è tecnicamente impossibile gonfiarla solo con azoto, perché quando la stai montando sul cerchio c'è già dell'aria dentro che contiene ossigeno e tutti gli altri gas presenti nell'aria. Quindi la cosa migliore, specialmente nel racing, è gonfiarle con aria secca, quindi aria che non contiene vapore acqueo. Un'altra cosa molto importante è il tappino della valvola, e non è vero come ogni tanto si sente dire che non serve e che puoi andare anche in giro senza. Questo perché con la rotazione la forza centrifuga rischia di far aprire la valvola e noi dopo un turno di 20 minuti, una gara di 20 minuti o mezz'ora, rischiamo di arrivare alla fine che abbiamo perso qualche decimo di bar di pressione. E sappiamo come nel racing un decimo di bar possa fare la differenza. Come si monta? Infine, non so se avete visto i pesetti presenti sul cerchio. Quelli servono per equilibrare la gomma. Ora, che cosa significa equilibrare? Spesso la gomma non è perfettamente bilanciata. Vuol dire che magari c'è qualche grammo in più verso un lato rispetto che all'altro. Questo cosa comporta? Che quando ruota, la gomma vibra perché il peso risulta disassato. Per darvi un'idea, una sbilanciatura di 30 grammi ti fa addirittura vibrare il cupolino talmente forte. Inoltre, specialmente nel racing, dato che dentro alcuni cerchi ci sono i sensori che misurano i dati, i team più professionali che cosa fanno? Prima bilanciano il cerchio senza la gomma, cosicché siamo sicuri che il cerchio è sempre bilanciato. Dopodiché, quando montano la gomma, vanno a ribilanciare il cerchio per la gomma, cosicché se c'è un errore di bilanciatura viene minimizzato. Bene, questo è tutto quello che c'è da sapere per quanto riguarda come conservare le gomme. Io ci tengo a ringraziare Metzler per avermi dato a disposizione le gomme e tutte queste informazioni importantissime. Grazie a tutti voi per aver visto questo video e ci vediamo presto, sperando che passi questo freddo e si torni a girare in pista. Ciao ciao!